È stato un bilancio positivo quello stilato in questi anni dal commissario uscente dell'Ater Marco Pierangeli, che nei prossimi mesi lascerà l'incarico. Sotto il suo mandato si è tornato a costruire e l'edilizia quindi ha ripreso quota su tutto il territorio provinciale. Il giudizio non può che essere positivo perché l'Ater ha ripreso a costruire, non lo faceva più da 12-13 anni, e in più è stata fatta un'opera seria di risanamento in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo. Inoltre lasciamo programmi con finanziamenti regionali per complessivi 11 milioni e mezzo di euro, magari li avessi trovato io quando sono arrivato. Abbiamo realizzato alloggi sia a Teramo che a Pineto che a Mociano, siamo in costruzione in questo momento a Roseto degli Abruzzi e abbiamo altri programmi di costruzione sia nel comune di Castellalto, sia a Castellalto Capoluogo che a Castelnuovo e ancora alloggi a Teramo. E a Collaterrato c'è ancora molto da fare per quello che riguarda l'amianto. Per quanto riguarda l'amianto, abbiamo depositato il progetto in regione che è stato approvato. I lavori partiranno magari quando non ci sarò più io all'Ater, ma comunque partiranno per quest'estate, credo, o subito dopo l'estate di quest'anno, dove non si faranno soltanto lavori di smaltimento dell'Eternet, ma riqualificazione generale degli stabili anche sotto il profilo energetico. Verranno installati anche lì degli ascensori, con la speranza che poi funzionino per sempre. Dopo Pierangeli, chi arriverà? Chiunque arriverà troverà una situazione, ribadisco, abbastanza stabile, con tanto lavoro ancora davanti. L'Ater ha bisogno di ancora 4-5 anni di risanamento sotto il profilo della gestione puramente ordinaria, dove la situazione era abbastanza caotica. E ancora è necessario continuare con attività straordinarie di recupero di importi da parte degli inquilini e dei comuni. L'Ater è creditrice dei propri inquilini o dei comuni per oltre 2 milioni e mezzo di euro.